Cari amici, bentornati sul canale di Generazione Stilografica. Oggi andremo a vedere quella che è un'altra penna scolastica tedesca della linea Kaweco, la Kaweco Perkeo, realizzata interamente in plastica. Il costo è di una decina di euro, euro più, euro meno. Una penna ben costruita, seppur i materiali siano economici, con un pennino diverso rispetto a quello della versione sport in cui siamo abituati, anche l'alimentatore cambia. Una penna ben realizzata, fatta soprattutto per la scuola, lo si può intuire anche dalla posizione predefinita dell'unità scrivente. Quindi a queste asole che non sono molto limitative, comunque danno un'indicazione di dove andare a posizionare le dita. Un po' diversa rispetto alle altre penne scolastiche perché il pennino dà un qualcosa in più. Probabilmente nell'intento di Kaweco c'era quello anche di abituare gli studenti o gli alunni che utilizzavano questa penna, di abituarli ad una penna che fosse qualcosa in più, che fosse uno step anche successivo a quella che può essere una penna scolastica tutto tondo, quindi con un pennino perfettamente arrotondato, assolutamente comoda, che scrive in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione. Tant'è che il pennino della Kaweco Perkeo, dal mio punto di vista, per uno studente potrebbe essere un po' più difficile rispetto a quello della Sport. Questo perché? Perché è un pennino che non è esente da impuntamenti se non utilizzato correttamente. È un pennino anche leggermente soft. Quindi permette qualche variazione di tratto. Questa è la versione Total Black. L'inchiostro è una cartuccia di Waterman Serenity Blue, quasi in esaurimento ormai. Il corpo della penna può ospitare o la cartuccia lunga o i converter anche Pelican oppure due cartucce standard. Una penna ben fatta anche nel meccanismo di chiusura. Nel momento in cui noi andiamo ad avvitare, c'è un rallentamento quando arriviamo in fondo alla corsa dell'avvitamento e c'è anche un click che ci conferma la venuta chiusura della penna. Il tratto di questa penna è un F. Andiamo a vedere. Allora abbiamo la L'inchiostro abbiamo detto essere un Waterman Serenity Blue. Il flusso di questa penna, andiamo a vedere subito. Eccolo qui. Un flusso decisamente abbondante. Quello che mi sono dimenticato di dire è che siamo su carta Favini schizza e strappa. Un buon compromesso, insomma, per questa penna. L'inchiostro asciuga anche abbastanza rapidamente, però comunque si vede che il flusso è generoso ed abbondante. Scrive probabilmente, andiamo a vedere se scrive in reverse nib, scrive anche in reverse nib, una tecnica che a me non piace, di scrittura per carità, il tratto diventa ancora più sottile, sì, scrive anche in reverse nib. Parlavamo prima di un pennino soft, quindi che permette qualche variazione di tratto, non è ovviamente un pennino flessibile. E anche lì potremmo aprire mille discussioni su ciò che significa flessibile nel 2020, 2022 e che cosa significava flessibile 100 anni fa. Andiamo però a vedere la variazione di tratto che ci permette questa penna. Senza pressione, con un po' di pressione, un po' più di pressione.
mi fermerei qui. Consente un passaggio del tratto, comunque, e dà la possibilità di avere una certa variazione di tratto. Cosa che invece con lo sport, non è possibile proprio perché è un pennino totalmente rigido. Un pennino soft, dà ovviamente delle attenzioni in più durante la scrittura, quindi probabilmente l'intento di Kaweco con questa penna era quella anche di abituare i giovani scrittori ad utilizzare uno strumento che fosse sempre una stilografica anche successivamente, che avesse ovviamente delle caratteristiche di scrittura diverse e che dessero magari quello che noi potremmo definire carattere alla scrittura. La penna è ben bilanciata, è leggera, non pesa nulla, se cade non si rompe, manca la clip, ma scrive comunque bene. Permette comunque una bella scrittura con una mini variazione di tratto dovuta alla variazione del tratto del pennino, quindi nei tratti di risalita diventa più sottile, un po' più spesso nei tratti di discesa. È un pennino flessibile? No, non è nemmeno un pennino elastico, però ci dà quel carattere in più. Andiamo a vedere. Ecco qui. C'è una variazione di tratto, sì, c'è ed è evidente. La penna è ben costruita anche perché comunque presente all'interno del cappuccio, adesso cerco di farvelo vedere, sì, un controcappuccio, eccolo lì, che serve appunto per evitare che il pennino, che l'inchiostro si secchi sul pennino o comunque per darci un maggior margine prima che questo si verifichi. Una penna che costa meno della Sport, esteticamente forse meno piacevole, anzi sicuramente meno piacevole della Sport. Andiamo a vedere un confronto con la Kaweco Sport. Andiamo a vedere, allora mettiamola qui in modo da avere, anzi zoomiamo un attimo fuori. Questa è la Sport, per darvi un termine di paragone. Questa è la Pelican Twist. E questa è la Lamy Safari. Tutta questa parte è in più sulla Percheo e ci permette appunto di alloggiare o un converter standard e non quelli proprietari di Kaweco, oppure due cartucce o anche le cartucce lunghe. Io utilizzo quelle di Waterman. Andiamo a vedere nei tratti, quindi rizoomiamo, saliamo un attimo. Nessun impuntamento, men che meno ovviamente in discesa. Lateralmente offre un attimo di resistenza, proprio perché il pennino ha una forma meno rotonda rispetto a quella di. Ma non, meno rotonda rispetto alle Sport, però non meno precisa. Se andiamo a scrivere in verticale, ovviamente fatica molto più rispetto a quella che può essere la Sport, proprio perché questo pennino è un po' più appuntito.
rispetto a quello della sorella minore o maggiore, in base al prezzo o alle dimensioni della Sport. È una penna che tengo spesso nella mia rotazione perché è economica, perché costa poco. Se la perdiamo, nessuno piange, anzi, si rischia di aver maggior valore nel caso in cui aveste messo un converter rispetto al valore della penna. Una penna tascabile è senza clip, e quindi anche se qualcuno dovesse metterla nella tasca dei jeans non si incastrerà. La chiusura è a scatto, ma tiene bene. Non rotola a causa della forma esagonale, quindi un altro plus rispetto ad altre penne che potrebbero scivolare rovinosamente giù dalla scrivania. Una penna che a mio avviso è simpatica, piacevole, e che può essere un buon punto di partenza, soprattutto per le persone che non sanno se preferiscono un tratto soft, un pennino soft rispetto a un pennino totalmente rigido. Un punto di partenza che ci permette comunque di avere anche una bella scrittura con del carattere. Negli appunti veloci, probabilmente non la sceglierei e preferirei la Sport, proprio perché il pennino risulta più rigido. Se dobbiamo scrivere in velocità, lei lo fa, però non è il suo terreno di caccia. Probabilmente, esatto, partendo da degli scolari, l'intenzione è quella di abituarli a utilizzare anche dei pennini che siano leggermente soft, a mio modo di vedere. Una bella penna, valore economico minimo, massimo risultato. Grazie amici, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia soprattutto stato utile. Non mi rimane che augurarvi una buona serata e arrivederci presto sul canale.